Allora, procediamo con l'appello. Tito Giuseppe, presente. Allora, Irlo Angela, Cacace Pascal, Porzio Roberto, assente. Lucio Raffaele, presente. Barzano Biancamaria, Starita Massimo, Soldatini Corrado, Mormile Raffaele, Lucio Antonino, Miccio Francesco, Cafiero Tobia, Luciano Domenico. Allora, sono le ore 17 e 17. Allora, la seduta è valida, visti i presenti. 12 presenti, 1 assente. Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Non vedo però la pandetta del punto 1. Dovrebbe esserci l'approvazione del... Scusa, voglio vedere un attimo i verbali seduto precedente, non ci stava pandetta. Sì. Io sto in consiglio, potete passare un attimo? Sì, grazie. Posso presentare? Un attimo soltanto, sindaco, perché manda la pandetta del punto 1, che serve verbali, consiglio precedente. Allora, nel frattempo il sindaco chiede la parola. Allora, il sindaco chiede la parola. Allora, io volevo chiedere al consiglio di fare dopo un minuto di raccoglimento, perché una cara persona a noi, un nostro dipendente, ex dipendente, Caterina Moretto, purtroppo ci ha lasciato in un modo così particolare che penso abbia sconvolto un po' la vita e la coscienza di noi tutti, una donna straordinaria, una donna che ha fatto della sua vita il sociale un punto importante, solo un punto importante di partenza ma anche di arrivo. Era doveroso da parte noi ringraziare Caterina per tutto quello che ha fatto. Per me è stata una grande scoperta, una grande opportunità di confrontarmi con lei in tanti anni che siamo stati qua al Comune. Ne parlo per me, per Tonino, per Tobia, ma chiunque altro ha avuto il modo e la possibilità di confrontarsi con Caterina. La comunità di Meta perde, a mio modesto avviso, un altro pezzo importante, perché lei era molto attenta e attiva nel sociale. Quindi invito il Consiglio Comunale a un minuto di raccoglimento in onore della Caterina Moretto.
Allora, Presidente, le chiedo la cortesia, penso sì, sicuramente la settimana prossima dobbiamo fare un altro consiglio comunale. Parlando con il Presidente avevamo già stabilito la data per martedì prossimo. Vediamo se riusciamo a mantenere sempre il discorso del pomeriggio o lo facciamo di mattina, fermo restando di cercare di coniugare gli impegni un po' di tutti. Quindi vi stavo già preavvisando che per martedì prossimo ci sarà un altro consiglio dove tratteremo gli equilibri. Penso che Ragioniere abbia già predisposto tutte le delibere e così ci togliamo anche da mezzo questi altri adempimenti per poi salutarci per le ferie. Io ho scritto in chat che del consiglio che mi aspetto lunedì pomeriggio, lunedì verso mezzogiorno, per scambiare un piccolo momento conviviale con voi e con i dipendenti. Avrei voluto fare in un altro modo, però alcuni eventi a me cari con la dipartita di Carlo, di Caterina, diciamo, mi hanno un po' sconvolto su questo e ho ritenuto che di soprassedere su qualcosa di poteva essere importante e personale della mia vita, un raggiungimento di un obiettivo, però la mia sensibilità e il mio modo di pensare mi spinge a vedere le cose in un modo diverso, però sicuramente in inverno ci rifaremo e provvederemo poi a stare un momento di a stare insieme per passare in modo spensierato alcuni momenti. Grazie. Entra il consigliere Porzio. Allora, visto il punto primo all'ordine del giorno, si propone di rinviare alla prossima riunione l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Chi è favorevole? Certamente non è da poco, segretario, io dico scusate, io convocammo un consiglio. Presidente, l'invito è uno da essere più attivi quando convocammo un consiglio comunale, correttezzi, voglio dire, buono sì. Diciamo che ti anticipo, no? ti anticipo. E quindi visto che a breve faremo questo l'altro consiglio per martedì prossimo, rinviamo il primo punto all'ordine. Chi è favorevole? Se favorevole, non fa. Allora 12 favorevoli, 12. Chi è contrario? 1. Non è pronto all'ordine del giorno. Non è pronto. Allora passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina della sosta riservata alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli fino a 2 anni di età, denominata parcheggio rosa. Qualcuno chiede la parola? Consigliere Russo. Buonasera a tutti, invito il Consiglio Comunale a votare all'unanimità questo regolamento che a avviso di questa amministrazione è un atto doveroso in quanto come Comune abbiamo pensato di destinare degli stalli alle donne in gravidanza e comunque donne che hanno bambini fino all'età di 2 anni per favorire la mobilità di persone che hanno dei bisogni speciali in particolari momenti.
momenti della vita. Quindi proprio come segno di civiltà e solidarietà invito il Consiglio Comunale all'unanimità a votare il regolamento. Allora, ho letto nella riunione precedente del Consiglio e sono condivido quello che dice l'assessore Aiello. L'unica cosa ritengo che delle cose da modificare nel regolamento, anche perché il regolamento, strano ma vero, riporta che l'istituzione di uno dei tre stalli ben localizzati. E quindi condivido questa situazione, anche se ritengo che non sia compito del Consiglio individuare gli stalli, ma è compito della Giunta. Anche poi il regolamento invece prevede che quegli stalli possono essere aumentati o ridotti a volontà della Giunta. Però dobbiamo, noi in Consiglio dobbiamo capirci se è competenza della Giunta o competenza del Consiglio. Quindi queste cose non si intrecciano bene. Quindi di conseguenza credo che vada stralciato l'individuazione dei, essendo competenza della Giunta, l'individuazione degli stalli, diciamo in questi casi, ma andrebbero stracciati i stralci della proposta indico. Un'altra cosa che prevedo che in regolamento è previsto che una migliaia di persone possono chiedere, diciamo, il tagliando rosa per poter. Logicamente non è stato specificato che parliamo del tagliando per il caso. Quindi il nonno, la mamma, il convivente, lo svaldo di turno, l'assistente può chiedere il tagliando, siamo d'accordo, ma riguarda non per lo stesso caso 1, 2, 3, 4, 5 soggetti. Quindi andrebbe modificato il regolamento, a mio parere, in questi due punti. Quindi se viene modificato queste due situazioni, io sono molto disponibile a votarlo perché condivido la proposta se viene bloccato così, purtroppo sono costretto a non approvarlo. Grazie. In realtà il regolamento incide soprattutto sull'individuazione dei luoghi. Individuiamo i tre stalli con i luoghi specifici, cioè vicino all'ASL, non ricordo bene, vicino alle farmacie, quindi voglio dire, alla fine la necessità del regolamento era quella di individuare i luoghi interessati ai posti dove le mamme o comunque le persone con bambini di età pari e non superiore a 2 anni sono normalmente allocati come posto, quindi voglio dire l'individuazione dei tre posti nasce proprio in considerazione dell'individuazione dei luoghi, poi si demanda certamente alla Giunta la possibilità di allargare e non di diminuire, e quindi in realtà si parte da un numero minimo di stalli previsti sul territorio, demandando poi alla Giunta la possibilità di aumentarlo se ci sono sostanzialmente altre esigenze che sorgono sul territorio. Non ritengo opportuno andare a modificare il regolamento in questa parte, perché ritengo che sia necessario approvarlo in questo senso, perché regoliamo in un primo momento con tre posti e mandiamo alla Giunta, dando una fluidità poi nella regolamentazione futura dell'individuazione degli stalli e demandando quindi ad un organo esecutivo che è la Giunta comunale. Quindi non trovo nessuna ragione di tipo logico che ci possa indurre a modificare. Ma abbiamo individuato le aree, Tonino, le aree, abbiamo individuato le aree dove allocare i primi tre posti, demandando alla Giunta la possibilità di poter individuare altri stalli, quindi voglio dire non... Ma non è una questione di essere testardi, non... E sono i luoghi, nei pressi, sono i luoghi. Non abbiamo detto lo stallo davanti alla farmacia. Sono di posto, abbiamo del Consiglio Comunale. I luoghi di interesse dove poter identificare posti. Guardate, io
noto fare un dibattito, credetemi, no, sinceramente, su un tema come approvare un regolamento per dare l'opportunità, dove ormai tutti i comuni d'Italia, no, si stanno adeguando, incominciando pure dal nostro comune limitrofo, che noi ci abbiamo messo un po' di tempo, anzi la polemica più giusta sarebbe stato, caro Tonino, perché non l'abbiamo fatto prima. È normale che la norma, la legge, ti porta a individuare dei posti, diciamo, strategici del territorio dove le mamme, va bene, che hanno dei bimbi da 0 a 2 anni oppure che se che l'altro trova. Allora, il concetto di dire vicino, non vicino, lontano, che se è che l'altro, certamente. Allora. No. Però volevo terminare, veramente stiamo facendo una polemica di lana caprina sulle competenze di chi può fare e chi non può fare. Io sposo l'idea di questo regolamento e finalmente anche il comune di Meta si regola di questo regolamento, che dà un'opportunità, visto che tante mamme sui nostri territori ne hanno fatto richiesta. Io lo ritengo che sia un senso civico di fare delle determinate cose. Vedere fatta aggiunta e regolare i posti che si crea, io penso che oggi andiamo in consiglio e approviamo un regolamento che istituisce, va bene, una possibilità, punto, stop. Questo è una possibilità alle donne che hanno i bambini che si crea, di poter usufruire, diciamo, di un'opportunità, basta, punto. Allora, io ho fatto una premessa che era disponibile perché ritenevo che era possibile e diciamo accettabile questa, solo chiedevo due correzioni nel regolamento. Uno, che riferisco di cancellare nella proposta i tre siti individuati, perché è competenza della giunta di vari posti, non è come nel, quindi è una questione di normativa. Due, scrivere che tutte le persone facoltate a fare domanda alla fine per lo stesso caso, perché rischiamo che per un stesso soggetto ci sono 5 o 6 tesseri. Quindi se questo è possibile inserirlo, credo che do il mio contributo a migliorare il percorso, altrimenti sono costretto purtroppo a non votare. Allora, stiamo facendo un discorso che non... O la mamma o il convivente, ma parliamo dello stesso caso. No, stesso caso. No. La mamma. Allora diciamo che la domanda può essere fatta solo dalla mamma. I richiedenti, sa che sono 5-6 persone, ma parliamo dello stesso bambino, o diciamo ancora nel gembrio, o nel... sembra la stessa persona, no? È chiaro che può succedere che con una macchina, però se siamo in 5, ne facciamo 5 domande, saranno 5 tesserini che camminano in 5, questo per essere chiaro. Allora dal regolamento però si capisce.
i pezzi. Allora. Il presente regolamento comunale si applica alle aree di sossa parcheggi rosa appositamente individuate alla... Ma fate il consiglio di mattina così non venga, quindi il prossimo martedì fatele di mattina, ho capito che fate così, se è così vi comportate uno di sinistra fate così. Ma se volete che io intervengo e contribuisco alla... Ma l'ho sollevato, ma purtroppo non c'era il sindaco, si è pur convocato. Mi senti? Posso fare una premessa? Allora, nessun altro chiede la parola, votiamo il punto 2 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Io sempre. 12. Chi è contrario? 1. Non dai il posto, tu dici la zona, dobbiamo ancora da individuare. Presidente,
Allora, lo dobbiamo dare anche l'immediata sicurezza. Sì, penso che sì. Allora, non so se è stata proposta. Stavo vedendo un altro, però mi pare che non c'era. Vabbè, cioè, essendo un lagonamento non dovrebbe esserci. Cioè. Allora, vista la votazione, passiamo all'immediata eseguibilità. Si è favorevole? Chi è contrario? Come prima. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 62 del DLGS 42/2004 e successive modifiche. L'immobile sito in via Cristoforo Colombo al numero 170, identificato catastralmente a foglio 5, particella 297, subalterno 102, Vani 7. Qualcuno chiede la parola? Consigliere Russo, ne ha facoltà. Prima di esprimere vorrei capire che l'amministrazione che tipo di intenzione ha su questo immobile, visto che nessuna cosa, votiamo, vediamo la votazione come va, perché ci sarà, penso, la relazione? Sì, diritto di relazione. Ma comunque chi è libero è votato, però ognuno è libero di votare da fare. Io non eserciterò il diritto di prelazione. Allora, votiamo le due proposte. Allora, ci sono due opzioni, quindi invitiamo il Consiglio. La prima votazione, chi è favorevole ad esercitare il diritto di prelazione? Chi non è favorevole e poi facciamo tutto il contrario. Ok. Allora, vedi le due proposte. Volontà sciolta. Premessa? Sì, sì, esatto. Preventivamente mi serviva capire se c'era già una volontà espressa dalla maggioranza, ma non c'è, quindi premesso che la proposta numero 3 prevede l'acquisto, eventuale prelazione, su un immobile di 7 vani. Ho visto tutti gli atti che stanno nella pandetta, il prezzo di vendita è 285.000 euro. Sembrerebbe un prezzo abbastanza, visto la qualifica professionale che ho, un prezzo abbastanza facile, interessante, ma la distribuzione dell'abitazione di quei 7 vani sono abbastanza contorti e rischiamo di, in caso di eventuale riscatto, di fare, diciamo, secondo Villa Giuseppina, perché sono ambienti tra l'altro non illuminati, diciamo ambienti non illuminati, e quindi pertanto fondamentalmente non sono consigliati, anche se ci sono alcuni elementi, soprattutto negli atti catastali che sono allegati alla pandetta, che non compete a noi entrare nel sistema perché sono gli altri soggetti deposti al controllo e alla verifica. Ci sono degli atti 99 e 2004 che non ci interessano, visto che tra l'altro è un fabbricato vincolato, quindi pertanto preannuncio il mio voto sfavore alla prelazione. Allora, sindaco, posso? No, allora io giustamente no, io mi pongo una domanda, no, perché veramente noi 2 minuti fa abbiamo detto che forse il Consiglio non tiene a competenza. Mo su questo punto all'ordine del giorno c'è il consigliere Russo che non solo dovrebbe esprimersi se acquistare o non acquistare, entra anche nel tecnico e nello specifico, e poi penso che non siano e non rientrano nelle competenze, perché chi deve fare delle cose non è certamente un consiglio comunale. Il consiglio comunale deve, c'è una proposta in cui fare una valutazione. Acquistare o non acquistare, entrare nel tecnico penso che non sia. Io ringrazio il consigliere Russo perché è anche un tecnico, quindi ci dà delle spiegazioni, però a volte da una parte
no? Diciamo consigli un po' tra sì. A un'altra parte facciamo vita, morte e miracolo, piano, sette piani, con coppa sotto, titolo, no titolo, che se, e che l'altro, che penso non dovrebbe essere competenza del consiglio. Il consiglio si deve. No. Replica tutto quello che può. Tony, comunque alla fine dei conti noi sposiamo letteralmente chi ci ha convinto anche della sua relazione tecnica, il consigliere Russo, di cui ho grande stima professionale, proprio su questa diciamo intervento tecnico, giuridico, amministrativo di alta competenza e specialistica del suo ruolo ci hai tolto ogni dubbio. Infatti l'amministrazione non era pronta, no, diciamo, con il tuo intervento ci hai convinto e ci hai fugato di ogni dubbio di non esercitare il diritto di prelazione. Quindi sulla proposta e su quello che diceva il consigliere Russo, io invito, va bene, se mi consente il consigliere Russo, la prendiamo come sua proposta, diciamo, di non esercitare il diritto di prelazione. Quindi chi è favorevole alla proposta così come presentata dal consigliere Russo, di non esercitare il diritto di prelazione? All'unanimità dei presenti. Io penso valga la stessa cosa pure per l'altro punto, Toni, perché è sempre via Cristoforo Colombo. Allora passiamo alla votazione, quindi come votazione ci esprimiamo negativamente all'esercitazione del diritto di prelazione del punto numero 3. Passiamo al punto numero 4, che cambia la particella, è il subalterno, che è il subalterno 14. Chi è favorevole? Un attimo. Allora, consigliere Russo, ma da rispondere. Siamo al numero 3 ancora. A 4. Ah, vabbè, abbiamo votato anche il 4. No, diciamo il 4 deve essere. Ma da rispondere. Allora il 3 non esercitiamo il diritto di prelazione. Adesso passiamo al punto 4 che il consigliere Russo ne chiede. La valutazione dal punto di vista se acquisire o meno un immobile va vista a 360 gradi, quindi non è solo un problema mi piace o non mi piace, va visto se è fattibile, sfruttabile e se a noi, diciamo, ente convenga l'acquisto. Quindi tutto quello che si dice è di carattere tecnico, ma tendente ad analizzare l'intero contesto diciamo, del fenomeno. In questo caso noi abbiamo, visto che sono 4 vani e mezzo, rispetto ai precedenti 7 vani, abbiamo un prezzo notevolmente più alto, che è proprio sconsigliabile, diciamo, dal punto di vista rapporto consistenza valore. Mentre il precedente sembrava, e noi che dovevamo cacciare soldi interessava largamente, non si può fare un discorso, vani valore era fattibile, ma era sconsigliabile per altri motivi. In questo vani e valore c'è per me una sproporzione assurda, e quindi sconsiglio anche in questo caso chiedo alla maggioranza di condividere la mia idea, di non accettare. Oltre a questo vogliamo anche ricordare al Consiglio Comunale che questo è il terzo atto di via Cristoforo Colombo, perché noi già una volta è arrivato in Consiglio un po' di tempo fa e non abbiamo esercitato il diritto di prelazione, quindi non abbiamo esercitato il diritto di prelazione, quindi è a catena il negozio, quindi automaticamente non negozio. Io devo dire la verità. Quello che dice Tonino lo condivido, e fino a quando avrò la possibilità di stare in consiglio comunale, fino a quando qualcuno non mi dirà in modo diverso sulla linea delle acquisizioni, seguirò perissimamente l'amico mio Russo Antonino, perché con il senno di poi su alcune scelte gli va anche riconosciuto, va bene, sono state fatte degli errori di valutazione, come per esempio Villa Giuseppina aveva un concetto: se noi riuscivamo ad acquisire tutto il fabbricato, nel momento in cui è venuto meno perché acquisimmo e poi perdemmo quella cosa, veniva meno tutta l'idea che poteva esserci, no? Tra un'amministrazione che prima stava in maggioranza, poi stava in minoranza, e chi stava in minoranza e in maggioranza poteva avere un senso. Però andare all'interno di un fabbricato e prendersi
un'abitazione per poi far parte di tanti altri, voglio dire, non deve essere una finalità positiva per l'amministrazione. Grazie Tony, grazie anche per i tuoi accorgimenti tecnici. Allora, quindi non esercitare il diritto di relazione. Quindi chi è favorevole a non esercitare il diritto di relazione? Allora, sinistro, vedi? All'unanimità. Allora, non essendoci null'altro a deliberare, sono le ore 17:50, dichiaro sciolta la seduta. Grazie.